Bella a tutti ragazzi, sono Stavo Saxuno e meglio un nuovo video. Oggi faremo la quarta parte della Nuzlocke vs contro AleGames67 su Pokémon Verde Ciao a Foglia tutti, e Rosso Fuoco. ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, sono AleGames67 e siamo con la quarta parte di questa entusiasmante Nuzlocke. Intanto vi mostreremo i team. Il mio team, il primo Pokémon è Scarso a livello 19, con Splash e Azione. Di natura audace, se lo volete sapere, quindi aumenta l'attacco e abbassa la velocità. Poi c'è Trisaura a livello 18 con sempre lo stesso moveset. Poi c'è Topo Gigio a livello 18 sempre con lo stesso moveset. E Piccione che si è evoluto nell'episodio passato e non ha imparato neanche lui una bella mossa. Quindi tu Io invece? invece ho livellato Scimmie al 19 e ha imparato Sfuriate e poi gli ho messo Rocciatomba. Poi ho lasciato sempre Blaze al 18 e ho depositato Gary, cioè il mio Rattata, perché è il più scarso, nonostante ci sia la carpa senza mosse. Una E perché carpa. ora andiamo a fare il primo incontro nel Monte Luna e vediamo che mi Ok, esce. io devo vedere un attimo quello che prendi, va. Spero Meduma, dai, che sia uno Monte Luna. Zubat. Dai, non sii cattivo. Meduma, ecco qua, vediamo. Mi è uscito E Zubat. vai, Zubat! Ah, tanto io adesso. Comunque lo catturo così per sfizio, anche se sta al 7, devo stare attento a non ucciderlo. Vediamo Sfuriate quanti colpi fa. No, Ah, vai ho per una. fatto due colpi, l'ho ucciso. L'hai ucciso? Certo, Scimmia sta al 19, ora che vedo. Perché non andavi per una mossa tipo lotta? Resisteva per 4. Vabbè, però potevo fare colpo basso. Fai stesso. Tanto Zubat non lo rincontrerò mai, no? Quindi, boh, va bene. Potrebbe essere che lo rincontri in un'altra grotta. Forse il tunnel. Ok, selvatico di nuovo, questa volta è Jadud. Andiamo avanti quindi? Sì, andiamo avanti. Oramai ciò che è fatto è fatto. Ormai il mio scarso si sta quasi per evolvere. Complimenti, signore. Ma basta, selvatici, l'ho detto che dovevo prendere i repellenti. Zubat Ivrivel. Io spero che si evolva presto perché non ce la faccio più. Comunque, se vuoi starmi un po' dietro per non velocizzare, No. perché io non velocizzo. E neanch'io. Ma come no? Lo vedo, l'ho visto nei video. Non è vero. Cosa Tu non non è hai vero? visto niente. Tu non hai visto niente. Ah, mi sa che qua c'è un allenatore obbligatorio. No, sono riuscito a saltarlo. E via Input. Maria. Ho preso la pietra lunare tra poco. Non ancora perché la stavo per prendere, mi è uscito un selvatico. Indovina chi è? È un Zubat. Già già. In questa parte arriveremo a Celestopoli. Sì, arriveremo a Celestopoli dopo aver battuto il Team Rocket e fatto qualche casino qua e là. E Dannato Paras. scommetto che a Salvatore in questa parte, nell'erba alta, troverà un tipo volante. Tanto quando mai li trovo? Io tanto non li trovo mai, cioè. Ma è colpa tua che velocizzi. No. Essendo veloce, attivi i Pokémon volanti che sono veloci. Ma io E sono lentissimo. quindi. Ok, siamo nel secondo piano sotterraneo, potremmo chiamarlo. Io vado a prendere un po' di cosi, di repellenti. Sì, visto che tanto tu velocizzi. Oh, Paras, simpatico. Para, Però. simpatico, bro. C'ha degli occhi che sono creepy, a forma di croce, tipo. Poi c'è una cascata a caso su una roccia che si Vabbè, mi sono appena increspa. ricordato che l'avevo presi durante. Mentre stavo allenando i Pokémon, quindi. Ehi là. Allora, stiamo di nuovo Paras, attenzione. Eccolo qua. Ora comincio a non capire più qual è la via da seguire. Allora, vediamo un po' la zona. Qua non c'è niente. Squalo già. Alcuni degli allenatori che stanno Sì? all'inizio, lo ammetto, l'avevo già combattuti. Perché in pratica mi servivano dei PS per allenare il mio Lapras. Se Sei fumato oggi. il mio bellissimo Magikarp. Bellissimo che non è. E quindi ne ho combattuti alcuni. Vabbè. Io invece no, faccio tutto adesso. Cioè, gli allenatori li affronto off camera. Però adesso è la prima volta che sono nel Monte Luna, anche perché altrimenti non avrei fatto il mio primo Encounters. Ovviamente. Oh, alla buon'ora arriva Clefairy. Clefairy. Che per bellezza non ucciderò. Uccidilo. Uccidi No, arriva. Caccarosa. Le animazioni sono troppo lente, mi fanno perdere la voglia.
Uccidi cacca, Ma cacca si può correre rossa. qua. Sì. Eh? Sì, si può correre, però mi usciranno ancora più selvatici in questo modo. Io ho il repellente. Vabbè, io sono praticamente arrivato. Alla fine. No. Fai stavo lì. Sono sceso nel piano sotterraneo. Dai che ti sei quasi seduto, scarso. Scarso. Beh. Che scarso. Ma tu stai giocando con l'audio? Eh? Ah, oddio, scusa, non l'ho attivato. Ecco perché non lo sentivo. Ok, ora è attivato. Va bene. Perdonatelo. Allora, tutto ok. Uno Zubat. Sono arrivato nella prima recluta obbligatoria. Dimmi che tu troverai fossili, li rivitalizzerà e li venderà a caro prezzo. Quanto gli allena questo scarso? Proprio scarso. E tu l'hai voluto comprare. È perché in pratica mi serviva qualche tipo acqua. Tipo acqua, lo peschi di sicuro nell'acqua. Oddio, si sa per proprio scarso. Dai, scarso. Invece Shin mi è salito al 20. Scarca. Infatti scarso sta lì allo 20. Shin a notare che per la sua natura sicura l'attacco sta diventando sempre più troppo poco. Gyarados è bellissimo. Ma è scarso. Ma è scarso all'inizio. Impara morso. Ok, ha morso. Ma anche fuori di sguardo. Diamogli un po' di pozioni. Allora, vi dico già che io sarò molto in difficoltà per la seconda medaglia. Perché c'ha sia tipo psico che tipo acqua, cioè i due tipi che distruggono... Prepotenza! E non male che ha fallito, super suono. Morso one shot! Vabbè, ci mancherebbe. Che natura è? È audace, aumenta l'attacco e abbassa la velocità. Io ho natura sicura su quello schifo. Sono furioso. Cheat, recluta del team Rocket. Furto. Grazie per i soldi. Ho trovato furto. Ok, sono dallo scienziato. Ehi, giù le zampe. Ah già. Oh, sì, li ho trovati io, sono niente. Io neanche ci sto. Tanto tu velocizzi, ci arrivi subito. Vabbè, allora veloci. Pure con calma. Sto combattendo. Io una regola sto combattendo. Ma sì, per una volta che sono più avanti io. Una volta. Vai, scimmio. Sto mostrando la potenza del mio bellissimo Gyarados. Mostra. Cavolo, devo mettere come primo Pokémon Blaze, perché scimmia contro il veleno non può fare niente. Eh sì. La forza torre da parte di Grimer. Wow. Quindi switch. No. Per evitare morte inutili. Paras, devi morire. Madonna, anche la palestra veleno è forte. Botta, attenzione, Grimer dimostra di avere attacchi molto forti. No, quasi one shotato. Blaze è veramente un oh. Top. Pietra lunare. L'ho presa anch'io, ma potrei usarla su Wigglypuff così a random. Però falla dopo, perché comunque Wigglypuff, Wigglytuff non è che impara tanto, eh. Ma tanto c'è, cioè, non lo uso. Casomai lo faccio solo per il Pokédex, sai che per Flash ce ne vogliono 10, se magari non ci arrivo per qualche motivo strano. Oh, non riesco a battere sto qua. È bello stare. Ho appena trovato un Clefairy. Ok, riesco a one shotare Blaze, se fosse stato al 20. Un rivelatore. Oh, cavolo. Ah, meno male che non mi ha avvelenato. Pensavo che stava avvelenato, che succedeva? No, per fortuna c'è un antidoto dietro trovato nel bosco smeraldo. Zubat a gogo. Cioè, ci sono Zubat a gogo qua. I mocciosi di. Avrei pianto con Blaze cercando di farlo arrivare al centro Pokémon. Blaze! No! La cosa bella è che è stato sempre più facilitato, perché dalla quarta generazione in poi i Pokémon rimangono con un PS. Mentre dalla sesta generazione in poi il veleno fuori dalla lotta non fa nulla. Sì. No. Sempre più facile. Un Senshu che un giorno sarà mio. Blaze a 19. Infatti che Blaze c'ha 51 APS. Blaze. Ok, ho battuto Miguel e Cervellone. Che fossile prendiamo? Ne prendiamo uno diverso dall'altro? Sì. Io prendo quello. Io prendo Helix. No! Lord Helix è mio. Tanto non ti aiuterà. Lo so.
Invece lo scienziato prenderà l'altro. Ok. Quindi tu prendi l'altro? Sì, prendi quello a sinistra. Ah, che Zubat, brutto. che strano. Infatti è stranissimo. Mi però a livello 11. Scampato pericolo. Ok, prendili. Ratatam. Oh, ci sta uno strumento. Vai, scarso. Antidoto. Mizzica l'antidoto. Un Coincidenza? antidoto. Io non credo. Vai, scarso, mostra la tua forza. Ok, sono uscito dal Monte Luna. Vado a insegnare Mega Calcio e Mega Pugno, me la prendo con calma. Fare Tanto. il primo incontro nel percorso 4, aspetto te. O tu l'hai già fatto. Magari. So già Perché Celestopoli. dipende dall'erba alta che hai fatto, perché l'erba alta dove c'è il bullet, dove c'è quello che costruisce, è l'erba alta del percorso 4. Sì, lo so, aspetta, sono ancora nel... Vabbè, intanto fai quello che ti pare. No, perché altrimenti non so se tu la puoi fare. E allora, io sto a cervellone. Con un Grimer. Allora, sì, mega pugno, tanto ora sto insegnando le mosse, me la prendo Sì, con sì. calma. Tentenna Grimer. Bravo Grimer, devi tentennare e basta. Ha Ah, quindi un stai po'. fatto scienziato? Sì. Ciao Ok. Voltorb. Frustata. Sto insegnando mega pugno. Mega Vai. pugno, leviamo graffio o ruggito? Levo graffio. Era la doppio ruggito. Tanto avere sia graffio che mega pugno. Blaze Coughing. impara mega pugno mentre Blaze che impara me. Ashina vai prima che ti veda quel pazzoide che se ne va solo tirando calci e invece io vado a parlare con lui. Vattene prima che arriva quello e ti fa un calcio in culo. No! Cioè. Vai prima che te lo fichi dentro. Allora insegniamo a scimmia Io ti mega ficco calci. un pugno nel culo, bro. Ciao cervellone. Ok. Vediamo sfuriate. Io prendo il domo fossile. Ok. Alla fine hai visto che mi hai raggiunto subito. No. E poi tu non velocizzi. Cheat. Ok, fila via prima che ti veda quel fissato che si allena solo tirando pugni. Mi Uno dell'altro. Un antidoto. sa che qua c'era un MT, mi ricordo. Eccola qua. Che contiene boato. Mi dicono che è molto utile. Ok, ti aspetto per fare il primo incontro, dai. Aspetta un attimo, nessuno può imparare niente. Veramente? Nessuno può Io sono. imparare né mega pugno che mega Ah, calcio. beh, tu c'hai Bulbasaur. Dove devo andare? E farei il primo incontro, l'erba che trovi a sud. Boh, A sud. io mi ci tuffo. Dopo quelli là che danno i calci. Sì, e mi esce Rattata, posso ritentare. Ah, quella Vai, che boh. sta dopo dove sta la pupa? Sì, tanto dalla pupa non ci puoi arrivare. Vediamo ora chi mi esce. Dopo Rattata mi sa che mi esce la A Spiro. me mi Ancora esce un Rattata! ratatà. Tu speravi in Sandrew? Io di solito non lo posso trovare. Vediamo che mi esce. Un Vediamo. ratatà. Ancora Rattata, è la terza volta di seguito. Mi sa che escono solo ratatà da qua, eh. No, te l'ho detto prima di cominciare la parte, quelli erano. Che Rattata è quello con probabilità, come sempre. era? Senshu! E vai! Io Eccolo. E io Spiro? questo aggiungo in squadra, cioè. Oh, Spiro, che faccio? Perché mi sa che lo uccido. Colpo basso, dai, vediamo che fa colpo basso. Dai, Senshu. Ok. Dai, vieni con me. Sonnifero. Cadi nel sonno. Cattivo, sonnifero. Lo sai Se... che fanno male. Ma se li voglio catturare, che vuoi? Ok, sto catturando Spiro. Vediamo un po' anche se ce la faccio subito. Uno, due, No! tre. De uno! Preso! Come lo chiamo Spiro? Io chiamo dannato. Allora lo chiamiamo. Dannato Se è 2. dannato. È Ok. dannato Mac. Senshu. Lo chiamiamo Mac. Mac. Perché Dannato Mac. dannato Mac? Anzi, Tal. Mac dannato. Dannato puntato perché non ci sta. Ok, indovinate se secondo voi io lo metto in squadra. No. Come hai fatto a sapere? Ok, io invece aggiungo il mio Senshu in squadra. Ekans invece non mi è uscito, perché io avevo Ekans con le stesse probabilità che lui ha Sergio. Ok, io sto a Celestopoli.
Io sto arrivando perché ci sono i Rattata che continuano a uscire spudoratamente. Fammi arrivare e interrompiamo la parte. Io mi curo un attimo. Ok, compro la bici per 1 milione di soldi. Sì, neanche ci può arrivare un milione. Infatti, neanche ci puoi arrivare. L'hai fatta apposta. Comunque, ragazzi, questo è tutto. Aspetta, sai, aspetta, lo facciamo qua la battaglia contro il rivale. No, la prossima parte. Ok. Comunque, ragazzi, questo è tutto. Ci siamo nel prossimo video. Bella, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Bitch!